Dato il tema, avrei dovuto farlo uscire domani questo video, però ci tenevo tanto tanto a mantenere il solito palinsesto, quindi lo faccio con l'anticipo di un giorno. Bentornati su Cartoon Joe. Preparatevi ad un viaggio meraviglioso alla scoperta di un ambiente che magari molti di voi non conoscono, che è quello del teatro, che invece io conosco molto bene. Vi farò un excursus, dato che domani è appunto la giornata mondiale del teatro, anche se questo non è proprio il periodo più adatto per andare a teatro, è un futuro. Insomma, vi faccio un breve, forse non tanto breve, excursus sui musical più famosi tratti da dei film di animazione, non solo Disney, ma lo andremo a vedere tra poco. I musical sono 16, prendete popcorn, sedetevi comodi, qua sotto nell'info box vi linkerò tutti i trailer dei musical che andrò a nominare, se non tutti, quasi tutti insomma, i siti ufficiali, tutte le informazioni che potete avere, in modo che poi una volta terminata la visione di questo video, focalizzato magari quel musical che non conoscevate, che volete assolutamente vedere perché è tratto dal vostro cartone preferito, potrete andarlo a vedere e vedere se è disponibile vicino a voi o comunque se potete acquistare i biglietti. Tanti di questi musical nemmeno io li conoscevo, non vedo l'ora di sapere se voi li avete visti oppure che cosa ne pensate. Il primo che andiamo a nominare in un ordine assolutamente casuale, non di gradimento, è un musical tratto da un cartone a dir poco sconosciuto. Il cartone stesso che sto per andare a nominare è stato già di per sé tratto da un'opera più grande del famosissimo compositore Giuseppe Verdi, la famosa opera Aida, che è la storia di questi due nobili, uno etiope e l'altro egiziano, che vivono appunto questa tragedia amorosa nel quale si amano ma non possono stare insieme per via delle loro discendenze. Aida degli alberi, questo è il cartone da cui è tratto poi il musical. Il musical ricorda moltissimo il cartone in quanto la trama di base è quella. Il cartone è un po' di nicchia, come dicevo, magari non lo conoscete tutti, ma sicuramente se lo andrete a vedere vi piacerà. A me, quando ero piccola, non era piaciuto particolarmente, ma ho in programma di rivederlo. Il musical riprende la tradizione verdiana con le musiche di Elton John e Tim Rice, ovviamente affermatissimi in quanto compositori per musical. Quindi, secondo me, a livello di musical è una garanzia da vedere, almeno una volta nella vita è da vedere, ed è tra l'altro abbastanza recente. Il secondo musical che vi vado a nominare è un musical di nuovissima uscita e soprattutto strano, forse un po' strano, perché in realtà è tratto da un cartone un po' controverso che a molti piace, a molti non piace. Io quando ero più giovane, nella prima adolescenza, impazzivo letteralmente per questo cartone animato che non è Disney ed è una serie animata in realtà, SpongeBob. SpongeBob mi faceva impazzire quando ero più piccola, adesso lo trovo francamente un po' infantile e un po' stupidino, oltre ad avere un disegno decisamente grottesco, ma d'altronde noi da piccoli guardavamo cose come Leone il cane fifone, quindi da questo cartone hanno tratto appunto un musical nel quale tutti i personaggi risultano umanizzati, risulta essere la classica trama super divertente che è caratteristica degli episodi di SpongeBob. Da vedere, molto colorato, ambiente marittimo, è carino vedere come i personaggi animaleschi del cartone sono stati trasposti in forma umana. Non lo so, che ne pensate voi? Il terzo è un musical che io vorrei tantissimo vedere, ma proprio tanto tanto, ovviamente nella versione di Broadway, perché tantissimi in Italia l'hanno voluta riprodurre in piccolo o in grande. Io voglio vedere la versione originale perché deve essere veramente bellissima ed è uno di quei musical che hanno ricalcato quasi alla perfezione il cartone con qualche canzone inedita. Sirenetta è uno dei cartoni animati secondo me più belli di sempre. La storia è una delle più belle di sempre, anche se ripeto, come ho detto altre volte, la versione di Andersen, quindi quella originale da cui è tratto anche il film Disney, è un po' più cruda, ma forse un po' più realistica a livello di emotività, ecco, e di relazioni. Il musical è veramente fatto benissimo, secondo me gli effetti speciali sono meravigliosi, l'ambientazione è perfetta, l'interprete che fa Ariel è lei, cioè praticamente lei. In attesa del live action mi informerei se riesco a vedere il musical a questo punto, perché è veramente un sogno di una vita, così come altri musical che vi nominerò tra poco. Un musical che,
secondo me è molto divertente, molto ben fatto, ma forse un po' poco noto. Sta prendendo piede, se non mi sbaglio, è stato anche portato in giro in Italia come spettacolo. Sto parlando di Shrek, il musical. Shrek è un cartone, secondo me, rivoluzionario, ma non penso solo secondo me, penso in generale sia un cartone molto rivoluzionario e converrete tutti con me su questa cosa. Il musical non può che coinvolgervi con i suoi ritmi frizzanti, la colonna sonora che comunque riprende molto delle canzoni tormentone. Non so bene la trama, se ricalchi il primo film di Shrek oppure il primo e il secondo, perché mi è parso di vedere qualche spezzone con la fata madrina che è nel secondo. Secondo me, anche questo è un musical veramente carino da vedere. Ora passiamo all'altra parte del mondo. Un prodotto d'origine è giapponese, quindi è un anime giapponese, un anime molto famoso che io da piccola adoravo tantissimo. Sailor Moon. Il musical di Sailor Moon risulta essere un breve spettacolo live delle avventure della prima stagione di Sailor Moon, ma credo anche qualcosina delle stagioni successive, perché appaiono anche addirittura i Sailor Moon Stars della quinta stagione, quindi figuriamoci, e in più tutte le Sailor che appaiono nelle varie stagioni, non solo le 5 canoniche. Deve essere molto carino, ho visto qualche spezzone, chiaramente tutto in giapponese, però a livello di performance i giapponesi sono sempre molto carini, secondo me. Non credo che avrete difficoltà ad apprezzare questo tipo di prodotto. Ora, un musical di cui ho già parlato, sul quale non mi soffermerò più di tanto perché ne ho parlato appunto nel video dei gatti da balletto. Sto parlando del Re Leone, il musical del Re Leone, un musical che io adoro, il cartone lo adoro, fa parte della mia infanzia, lo conosco a memoria e so che nel musical hanno integrato anche delle canzoni del secondo film del Re Leone, cioè del Re Leone 2. Mi rende molto molto curiosa, più come se non lo fossi, insomma, nei confronti di questo musical, perché è un musical che secondo me è da vedere. Credo sia uno dei musical più apprezzati in tutto il mondo da qualunque fascia d'età, soprattutto per il modo in cui è stato riprodotto, ricalcando le tradizioni africane sia a livello musicale che di costumi che di danza, non ho altro da aggiungere. Un musical che è stato rifatto in Italia. È un musical molto recente, perché il cartone di per sé è molto recente, e con molto recente io intendo nell'ultimo decennio è uscito. Il cartone è Disney, il Rapunzel. Rapunzel è il classico musical Disney trasposto in teatro, che è stato reso praticamente uguale al cartone, secondo me. Effetti speciali pazzeschi, le scene principali sono state riprodotte in maniera magistrale, le scene cantate sono state riprodotte molto bene, e secondo me comunque la storia di per sé è molto carina, molto divertente da vedere, da seguire. È molto dolce, perché la storia d'amore che c'è all'interno di questa storia è veramente carina e secondo me merita di essere vista anche in teatro. Un musical che secondo me è molto apprezzato per gli effetti speciali, ma un po' meno per quanto riguarda la trama, ma di questo non so molto, che è stato portato principalmente sulle Disney Cruise, quindi sulle crociere targate Disney, Finding Nemo, quindi Alla ricerca di Nemo, un cartone secondo me bellissimo della Disney Pixar, che viene trasposto in teatro con più che altro delle sagome animate, delle sagome in cartapesta che vengono animate dagli attori sotto. Ripeto, è un musical che secondo me viene apprezzato principalmente per questa caratteristica delle strutture in cartapesta che vengono animate, perché queste strutture ricalcano precise, spiccicate tutti i personaggi del film che abbiamo sempre amato. Allo stesso tempo, non credo sia quel tipo di musical che una persona potrebbe desiderare di andare a vedere con tutto se stesso, a meno che Alla ricerca di Nemo non sia il vostro cartone animato preferito. Allora, in quel caso, andateci, fate finta che non vi abbia detto niente. Non so però sulla terraferma se da qualche parte, a parte nei parchi Disney a tema, sia mai stato riprodotto. Nel caso voi lo sappiate, fatemi sapere qua sotto. Un musical che ho visto riprodotto in Italia con canzoni italianizzate non particolarmente carine, ma che so che è stato fatto sia nei parchi Disney sia in America Broadway, è Il libro della giungla. Mi è piaciuto tantissimo vedere gli screen caps di questo musical, perché da quello che ho capito hanno ricalcato le figure concettuali rappresentate dagli animali, portate sul palco come praticamente le icone politico-sociali dell'India. E mi è piaciuta tantissimo come scelta, perché comunque risulta essere una scelta decisamente originale. È molto pittoresco come musical, secondo me. Dovrei informarmi meglio e vedere qualche spezzone più preciso, però secondo me è uno di quei musical da vedere, perché
originale, originale perché appunto non ricalca principalmente il film da cui è tratto, anche se vediamo un Mowgli che è vestito esattamente uguale, vediamo dei personaggi che parlano nella stessa maniera, però ci passano un concetto che secondo me è nuovo. Un musical che allo stesso modo del Libro della Giungla mi incuriosisce molto in quanto è stato riportato non nella maniera tradizionale del cartone, ma in una maniera completamente nuova è Hercules. Di questo musical, prima di informarmi sulla lista che avrei portato in questo video, non sapevo praticamente nulla, se non che era un film dalle musiche talmente belle che era strano che non fosse uscito un musical. E queste musiche sono state un po' la colonna portante di questa storia che hanno deciso di portare sul palco, perché la storia è praticamente la stessa, ma l'abbigliamento, il tipo di personaggi, i dialoghi sono stati trasposti come se fosse una storia degli anni 70-80, ecco. E quindi vediamo una Megara che è vestita come all'epoca, vediamo tutti i personaggi principali di colore perché il tema musicale è il gospel che arriva principalmente dalle culture afroamericane. Quindi è un prodotto che secondo me è molto curioso da vedere, secondo me l'hanno reso in maniera ancora più divertente e deve essere carino rivedere i personaggi che noi vediamo come esseri mitologici in forma umanizzata, ma soprattutto completamente nuova, ma allo stesso tempo molto simile. Non so se è chiaro il concetto, mi sono espressa un po' male. Un musical tratto da un anime, torniamo agli anime giapponesi. Ma stavolta che arriva dall'Italia, o che se non altro credo sia stato portato in giro per il mondo e che finalmente sia approdato in Italia con una nuova compagnia, è Lady Giorgi, ovvero un musical tratto dall'anime Giorgi. È questa storia d'amore struggentissima di Giorgi che abita in Australia, ma storia d'amore, come tante storie d'amore degli anime giapponesi, assolutamente infattibile, chissà come finirà. Non era il mio cartone animato preferito, sono stata un po' condizionata anche dal fatto che per prendermi in giro tanti bambini mi cantavano la sigla un po' storpiata e non fatemi scendere nei dettagli perché è stato un momento terribile della mia infanzia, quindi non so dirvi di più, ma sicuramente vi lascerò qua sotto il trailer. Un musical di cui tantissimi hanno parlato e se ne parla ancora oggi come un musical che deve essere ancora rinnovato in quanto è appena uscito il sequel animato è Frozen. È una storia molto bella secondo me da vedere sul palcoscenico di un teatro. È una storia che per le musiche e per i concetti è giusto che venga portata in giro non solo a livello di piccolo e grande schermo, ma anche di teatro. È un ottimo modo per portare i bambini e le bambine a teatro in questo ambiente meraviglioso che secondo me va fatto conoscere anche se sta un po' passando di moda, credo, almeno tra i giovani. Il musical è il classico musical Disney, quindi che ricalca le canzoni e le scenografie della versione animata. Non è quel musical che io smanio per vedere, però allo stesso tempo è un musical che se mi invitassero a vederlo lo andrei sicuramente a vedere. Un musical quel che mi attira e non mi attira, mi lascia un po' in bilico perché la versione animata e il successivo live action mi hanno già soddisfatto abbastanza senza dover andare necessariamente a vedere il musical che genera pareri contrastanti perché non ricalca proprio paro paro. Ora, so che nella versione italiana le canzoni italianizzate sono state modificate, so che la versione di Broadway chiaramente ricalca molto meglio il lungometraggio animato, ma Aladdin, che è appunto il film d'animazione che stiamo parlando della sua trasposizione teatrale, ti lascia un po' lì. Non conosco abbastanza gente che l'abbia visto dal vivo. Forse è quel musical che varrebbe la pena di andare a vedere per potergli dare un giudizio personale senza doversi per forza rifare a chi l'ha visto prima di te. Aladdin è una storia che comunque fa sognare, le musiche sono molto belle, il che ti fa pensare che se vai a vederlo in una trasposizione musical nel quale la musica deve essere la cosa principale, la linea guida, non può annoiarti. Ecco, diciamo che non può annoiarti, sicuramente può piacere o non piacere, ma non ti può annoiare. Un musical che io ho visto e mi è piaciuto tantissimo perché anche quello è uno di quei musical che ricalcano il cartone animato alla perfezione, è La Bella e la Bestia. È un musical fatto benissimo, proprio gli effetti speciali
sociali sono precisi, le battute sono le stesse, le voci sono praticamente uguali a quelle dei doppiatori originali della Bella e la Bestia. In più ci sono anche delle scene extra, come per esempio una scena che è stata riportata nel live action recente della Bella e la Bestia, è quella della taverna dove canta Gaston. La canzone di Gaston già nel musical era stata allungata per renderla più ballata e più divertente da seguire rispetto al film d'animazione, e la stessa cosa hanno fatto nella Bella e la Bestia live action. La Bella e la Bestia live action, infatti, secondo me non prende ispirazione principalmente dal cartone animato quanto invece dal musical di Broadway. A me il film ha ricordato molto di più la versione musical che non il film d'animazione. Provare per credere. Un altro musical che io ho visto, ma non in versione broadwayiana, ma in versione ridotta a Disneyland Paris, è stato il musical che mi ha veramente affascinato, credo di averlo visto 3 volte di seguito, Tarzan. Tarzan sicuramente nella versione di Broadway è molto 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 più bello, ma già la versione ridotta a Disneyland mi aveva rapita, letteralmente rapita. Era molto acrobatico, ma così come anche penso il musical, tutto molto acrobatico, anche perché si parla di uomini scimmia, di scimmie, di animali che si arrampicano, che fanno le capriole, quindi ecco, secondo me il filo logico di tutta questa storia deve essere riassunto a livello di danza, a livello artistico, come una cosa un po' circense. Però la storia è quella, è uno di quei musical che un po' per i costumi, un po' per le musiche e via dicendo, ricalca tantissimo il cartone animato. Ne manca solo uno, un musical decisamente recente, perché credo sia uscito un paio di anni fa, non di più, Anastasia. Il musical di Anastasia mi incuriosisce tantissimo, non solo perché il cartone in sé è uno dei miei preferiti e mi piace veramente tanto, 2 per le musiche che sono bellissime. Tra l'altro ho letto che ci sono 12 canzoni inedite, in quanto il musical non ricalca il film d'animazione d'origine, prende la piega più storica, si dà molto più spazio a Dimitri, la storia di Anastasia e Dimitri, di come si conoscono, è un po' differente, non ricalca preciso il film d'animazione, ma ce lo ricorda tantissimo. In più ci passa un sacco di concetti storici di quell'epoca, di questa fase della storia della Russia, molto interessanti secondo me, in una versione assolutamente fruibile a tutti, anche ai bambini. E questo elenco infinito è finito! Qua sopra troverete tutti i miei social dove potete commentare, contattarmi, sostenermi. Se vi è piaciuto questo video lasciatemi un like, e se vi piace questo canale, i miei format, i miei appuntamenti, le mie idee, insomma se vi piaccio io in generale, iscrivetevi al canale e ovviamente attivate la campanella per ricevere una notifica ogni volta che pubblicherò un video. Qua invece trovate la mia mail al quale potete scrivere se volete una collaborazione con me. Noi ci vediamo con Cartoon Joe il secondo e il quarto giovedì del mese di aprile, mentre il prossimo video sarà il primo di aprile, ovviamente con Rapup e TBR. Un bacione, alla prossima, ciao!